Grazie a tutti per essere qui. C'è chi è partito stamattina, c'è chi è arrivato ieri sera con un po' di difficoltà, c'è chi è arrivato da un paese un po' lontano. Bene, ragazzi, facciamoci un applauso. Io ringrazio voi che siete qua e valorizzate il vostro tempo. E questo è il messaggio che voglio lasciarvi. Cioè, che sia costruttivo, che sia produttivo, che sia utile come strumento pratico. Arrivo il lunedì mattina che devo discutere col direttore di banca, ho questo strumento che ho imparato oggi, non vuol dire che non alzerò la voce per come sono io. Cercherò di utilizzare almeno un'energia tale, e qui parleremo anche di energia, che mi permette di modificare almeno il mio contesto. E se cambiamo quel contesto del 30-40%, già facciamo la differenza nella nostra vita, sì o no? Noi alle Canarie abbiamo vissuto un percorso che è diverso, quindi il percorso ti porta a... Ma non dico che qua dobbiamo fare tutti noi un percorso, ognuno di noi farà un suo percorso. Il concetto è, se oggi ho capito che l'abbraccio per me è importante e non ce l'ho lunedì mattina, richiamerò quell'energia che ho vissuto in quel momento. Com'è andata la giornata? Benissimo, è stata una bellissima esperienza. E... cosa ti porti a casa di bello? Un gran bagaglio. Quanti di voi hanno un pensiero, da anni che hanno quel pensiero, e rimane un pensiero? Se non impariamo a scrivere quello che realmente vogliamo, quello che decidiamo nella nostra vita da oggi, oggi dove sono, dove voglio arrivare, che cos'è che mi rende felice? Semplice. Le domande devono essere semplici per arrivare dirette al cuore e l'anima risponde. È stato stupendo. Fantastico. Poi cosa ti porti a casa oggi? Tanta energia. Sono felice. Quando stiamo bene alziamo l'energia, stiamo meglio con noi stessi e l'ambiente intorno a noi inizia a vibrare in un altro contesto. Byron Katie, non so se qualcuno di voi la conosce, che più di 10 anni fa ha iniziato a soffrire di depressione, forte depressione, nonostante avesse un marito, dei figli, un bel lavoro, una bella casa, una bella situazione, ed entra in depressione, come può accadere a tutti. E questa donna non riusciva più a relazionarsi con nessuno, né con la famiglia né con la propria vita. Questa donna ha capito che tutte le sue paure, tutta la sua realtà che la faceva tanto soffrire, non era la sua realtà, ma era il pensiero che aveva della sua realtà. Lei crea un lavoro che ha 4 punti. Prima domanda, è vero? La seconda domanda del lavoro è, posso essere certa o certo che è vero? Terza domanda che dovete porvi. Come reagisco quando credo a questo pensiero? Ultima domanda molto importante. Chi sarei senza questo pensiero? Oggi molto riflessivo e in connessione con più con se stessi e gli altri giorni. Ci daranno risposte. Partiamo dal primo specchio e sé, no? Chi sono? Quindi quello che vediamo negli altri in realtà è quello che pensiamo di noi. Il secondo specchio è il giudizio. Quando giudichiamo l'altro, in genere giudichiamo sempre una certa tipologia di persone. Stiamo giudicando noi stessi tramite l'altro. Terzo specchio, parliamo di una cosa molto bella. Colpo di fulmine, non parlo di amore, parlo di innamoramento. Quindi se state bene con una certa tipologia di persone e le cercate, quella è la parte che in qualche maniera vi manca, quindi curatela, annaffiate. Allora, quarto specchio, dipendenze. Per dipendenze ci sono quelle eclatanti, alcolismo, tabagismo, disturbi alimentari, sessuali, di tutto di più. Il quinto specchio ci mostra il nostro rapporto con i genitori. Il nostro rapporto con i genitori in realtà ci racconta il nostro rapporto col divino. 6. L'oscura notte dell'anima.
E qui volevo leggere questa frase che dice: la crescita richiede una temporanea resa dalla sicurezza. Ultimo specchio è lo specchio della perfezione. Allora, ciao. La giornata è andata stupendamente bene. È partita da ieri, è andata sempre in crescendo. Serenità, armonia e benessere. Questo è quanto vi porto a casa. Bene, fantastico. E un grazie a te, un grazie a Carlo.